I Just Feel Like. La voce era quella di John Mayer, soprattutto era la sua anche la chitarra. Sono le 11:35, c'è molta confusione qui in studio. Resto non so se la colpa è del salame che hanno portato gli ascoltatori o del salame che sta per parlare. No. Ecco, signori, l'uomo intelligente cerca l'autocontrollo. Il bambino vuole le caramelle, Aldo Rock, aminoacidi e caffè. Giri, uomo, no, come mai? Cosa è successo? No, ho dormito 3 ore, tutta una finta. Ah, allora è per quello, è come Nicola quando dorme poco, che arriva qua super, super agitato. Sì. Ragazzi, sta accadendo qualcosa nella vita di quest'uomo, perché sta facendo alla non più verde età di X anni una cosa che non ha mai fatto. Cioè? Spendere dei soldi. Non ci credo. Sta facendo degli investimenti pazzeschi. Ha comprato un Black Notice. No. Ha comprato una cartellina nuova. No. Poi guarda, mi fermo qua perché non voglio sapere cosa hai comprato. No, no, hai svaligiato una cartoleria. Tante cose. Ti dico che l'altro giorno sono arrivato tardi a una conferenza stampa e mi hanno detto: ma perché sei arrivato tardi? Ho comprato una macchina. No, ragazzi. No, ma stiamo impazzendo. È il benessere, il benessere, il benessere. Stiamo impazzendo. Ecco, siamo sinceri, ok? Siate sinceri, lo dico a tutti. Quanti ci ascoltano? 1 milione di persone. Okay. Aspetta. 900.000. 900.000. Aspetta, okay. 800.000. Sei arrivato, sta calando. Stanno calando. Fuggi. Ok. Se il vostro lavoro non esistesse più, qualcuno sentirebbe la mancanza. Cioè, del lavoro o di noi? No, del lavoro. Di del quel lavoro. Ci sono dei lavori, come si dice, così, dei bullshit job li chiamano, cioè lavori senza senso. Hai presente quelli che mettono su una commissione per esaminare le commissioni inutili? Ecco, tutte queste cose. Perché? Allora, se il nostro fosse un lavoro inutile, la gente non ne sentirebbe la mancanza. Esatto. Ma siccome è un lavoro socialmente utile... Utile, tutti sentono la mancanza. Ma perché? Perché noi mettiamo passione in quello che facciamo. Vero. Questo è il segreto, la passione. Cioè, pensate che la passione, uno dice no, la passione è qualcosa che ti rende felice. No, analizzate la parola passione. Pathos. Pathos, come no? Pathos cosa vuol dire? Sofferenza. La passione, quando passione ti innamori, Gesù. Ma quando ti innamori, quella passione lì, cioè capisci, devi essere pronto a tutto. E alla fine, quando ti dicono le cose, succede questo, le tue sensazioni, le tue emozioni, ti devi fidare di una cosa sola, del tuo dolore. Il tuo dolore è la tua passione. Noi facciamo delle vite così, a volte inutili, senza senso. Cioè, buttiamo via la nostra esistenza, come diceva Vasco Rossi in Discoteche Tutte Uguali. La gente che affoga nell'unica sala la discoteca, intendi quello? No, cioè, no, hai ragione, non era Bernardo Lanzetti. Bernardo Lanzetti, ce lo ricordiamo io e te, altri quattro. Se vuoi ti dico discoteche illuminate piene di bugie, sì, Enrico Ruggeri. Sì, questa. Ecco, la passione è qualcosa che ci fa muovere, qualcosa che ci fa andare lontano, è qualcosa che ci fa viaggiare. Però quello che tu vuoi dire è che per essere vera ci deve fare anche un po' soffrire. Beh, certamente. Altrimenti è la passione superficiale. Certamente, la passione, cioè tu, come si dice, puoi perdere tutto, ma non devi perdere la passione. Perché se perdi la passione è la cosa peggiore che puoi fare. Chiaro. Hai capito? Quindi bisogna alimentarle queste passioni, bisogna cercarle. A volte ti arrivano, le devi prendere al volo, devi fare delle scelte improvvise, anche difficili, devi fare delle scelte coraggiose. E molto spesso invece noi continuiamo a fare la nostra vita tranquilla, di routine, non ci fermiamo nemmeno un attimo perché diciamo non abbiamo tempo. Sai quando è il momento per meditare? Quando non hai tempo. Quando non hai e tempo. E come fai? E ti fermi. Te lo devi prendere, sì, quel tempo. Sì, te lo devi prendere. Cioè, ti fermi e dici. È la teoria del pomodoro. Bravissimo. Mi prendo i 25 lì, minuti. È quello lì, la teoria del pomodoro. La passione non si compra e non si vende. The Papa Deo. Perché è anticapitalistica. È movimento dell'anima. Senza passione non c'è una vita vera, né una visione del futuro.
Niente giornate programmate. Dobbiamo vivere in funzione dei nostri desideri. La passione è non vedere l'ora di proseguire il cammino. Una sfida lanciata al mondo e a se stessi per continuare a migliorarsi. La passione è arrampicarsi sugli alberi per vedere dove si può arrivare. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? La passione non è un lavoro del cavolo. La passione ti fa scappare dalle mode, dal prevedibile e dal consacrato digitalizzato. La passione è svegliare il cuore dal suo torpore, essere pronti alle vittorie, ma soprattutto alle sconfitte. La passione è fare i conti con il proprio spirito. Un uomo che non è coraggioso abbastanza per prendersi dei rischi non otterrà niente. After all this time, si chiama questa canzone, cioè dopo tutto questo tempo, Dio mio, sei sempre un campione. Esatto. Sei sempre un campione. Michael Chapman, che è un cognome abbastanza popolare nel mondo anglosassone, da Colin Chapman, l'inventore della Lotus. Sì. Nella Tracy mezz'ora. Chapman, Mark Chapman, quello Chapman. Che ha ucciso John Lennon. Esatto. Nella questo. Mezz'ora dello sport, lasciatemi ricordare che domenica scorsa nella Stramilano io ho fatto 1:25 come mio tempo. Lascialo però fare. Io dico dei lascialo numeri fare. A caso, però per me lascialo è come se fare. Fosse 1:25. Questo è la cosa che conta, perché comunque hai fatto una cosa non noiosa, una cosa che ti piace. Negli ultimi 5 chilometri ho superato 300 persone. Allora, a me basta questo. Se quello che fai è un lavoro noioso, è stupido, monotono, alla fine cosa diventi? Una persona noiosa, stupida e sì, monotona. Sì. Quindi la passione è fondamentale per fare tutto questo. Però c'era Nietzsche che diceva una cosa molto importante: è più facile abbandonare una passione che controllarla. Cioè è difficile controllare una passione. Certo, perché la passione ti fa fare delle cose che tu non vorresti fare. È lei che controlla te. Esatto. Allora, c'è una bella passione, ad esempio, della wilderness, è una cosa fantastica, perché sei veramente nella natura selvaggia. Quando ognuno di noi ha dei problemi, pensa di non essere, non si conosce, non ha desideri, ecco, un tuffo nella natura selvaggia è qualcosa dove puoi prendere la forza. Tant'è che in America negli anni 60, grazie a questa natura selvaggia e grazie anche a delle scuole di sopravvivenza, le prime scuole di sopravvivenza, sapete perché a un certo punto hanno creato delle scuole di sopravvivenza? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale i marinai dei mercantili, giovani, forti, quando salivano sulle scialuppe di salvataggio morivano più di quelli anziani e magari non forti come quelli giovani. Certo. Perché? Perché l'anziano aveva più idee, era determinato, quindi sapeva anche come sprigionare la forza mentale, quella che gli permetteva di sopravvivere. Benissimo, un tedesco è andato in Inghilterra, ha creato queste scuole per aiutare questi giovani e poi l'ha esportato in America, dove sono state utilizzate come wilderness therapy per le persone che avevano dei problemi, tossicodipendenza, certo, alcolismo, persone giovani, adolescenti che avevano problemi, e quindi hanno iniziato a creare queste settimane. Addirittura un corso prevedeva 26 giorni il primo, in mezzo alla natura selvaggia, dovevi accenderti il fuoco, dovevi dormire. Cosa vuol dire? Campeggiare? Attenzione, campeggiare in un deserto dell'Arizona, dove non c'è niente, dove la città più vicina è a 160 Che giovani erano? Erano giovani che facevano problematici, problematici. E comunque erano Nicola. Sì, okay. di buona famiglia, i genitori pagavano quindi 10.000, 20.000 dollari, perché comunque c'erano delle persone che magari erano invento un 17enne che dà fuoco alla macchina. Bravissimo. Del preside, esatto. Cioè, roba beh, così. È l'equivalente un po' più romantico di quelli che dicono, anche giustamente, dovrebbero fare ancora il militare, sì, invece gli che gli istruttori erano tutti militari, certo. Però ce n'erano alcuni veramente tipo il sergente di Full Metal Jacket, cattivissimi. Tipo e
passa la voglia. E sono morti delle morte delle persone, dei giovani, quindi a un certo punto hanno dato un giro di vita, eccetera, eccetera. Però comunque la terapia nella wilderness è una cosa che funziona, soprattutto se la scegli tu e ci vai. Ma certo, non è differente molto da San Patrignano, spalare letame, questa roba qua, no? Nicola, certo. Nicola, ascoltami. Cerca e non interromperlo che si offende. No. Cerca la forza della natura selvaggia. Quello che è più vivo e più selvaggio. La vita è stato selvaggio. Cercala nell'escalante, nei deserti di montagna, dove il cielo è terso come l'azzurro scuro del tuo desiderio infinito. Per conoscere te stesso, muoviti sempre e fai cose semplici. Devi osare per cambiare. Ribellati e fai quello che ti sembra giusto. Steve Gunn si chiama con due N, da non confondere con l'arma, insomma. Vagabond, le 11:52, arrivano molti messaggi. Saluto Roberta che dice: Aldo sta parlando di me questa mattina, sono una mamma che ha intrapreso la strada della passione in sartoria. Perché poi le passioni che devono per forza essere legate all'attività fisica. Ha una linea per bambini che si chiama Piume di Struzzo. Bello. E i suoi sinonimi sono passione, amore e ambizione. Ciao Roberta, complimenti. Bravo. Una cosa di cui sono molto contento, e comunque alla fine anche di questo devo rendere conto a te, cara vecchia carogna Aldo Rock, è di come attraverso la DJ Ten siamo riusciti a portare un sacco di gente a fare movimento, no? Di qualunque genere. E sono molto orgoglioso anche di quante altre piccole DJ Ten sono nate e continuano a nascere. Saluto un gruppo di volontari che aiuta gli anziani, che aiuta persone in difficoltà, che stanno a Pero, alle porte di Milano, dove c'era l'Expo per intenderci, sì. Che hanno appunto questa associazione che si chiama Astra, e domenica prossima organizzano l'Astra Run, che è una corsa non competitiva, però 5 e 10 km. Ce n'è un'altra a Paderno Dugnano. Ce ne sono mille. Infatti, devo dirvi che uno dei miei incubi è la richiesta di essere, come dire, raccontati prima e vieni, poi capiscono che non lo possono coinvolgere. Almeno ne parli in onda. Fatto. Domenica a Pero. Ciao, e ragazzi. A Paderno, oltretutto. Si rimarrebbero male. Ecco. Volevo dire una cosa molto importante. Vai. Uno che veramente aveva una grande passione, soprattutto la passione è diventato il più grande pugile, secondo me, della storia, è Muhammad Ali. Ecco, lui aveva un ragazzo molto intelligente e l'aveva istruito per sussurrargli sempre una frase, ok? Questa frase gliela doveva dire sempre, soprattutto quando saliva sul ring ed era annebbiato dalla adrenalina, oppure quando tra un round e l'altro non era riuscito a schivare cazzotti, e allora anche lì non capiva niente. E questo ragazzo, sai che cosa gli diceva? Muoviti sempre e fai le cose semplici. Cioè, questa è la cosa più importante. Cioè, nei momenti in cui sei annebbiato, offuscato, pensi di aver preso tanti cazzotti dalla vita, questa è la parola d'ordine. Muhammad Ali aveva un ragazzo che gli diceva questo dalla mattina alla sera. Guarda, gli allenatori di calcio ai giocatori un po' in difficoltà gli dicono sempre la stessa cosa: gioca semplice. Gioca semplice. Muoviti sempre e gioca semplice, fai le cose semplici. Certo. Questa è una regola aurea nella vita. Nuotate, pedalate, correte, muovetevi sempre. Tre cose semplici e fate cose semplici. Passate un meraviglioso fine settimana, che il tempo ce lo permette. Grazie. I love you. Ciao. DJ, chiama Italia.